L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo dalla casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse che non doveva temere, perché aveva trovato grazia presso Dio, che avrebbe concepito un figlio, lo avrebbe chiamato Gesù. Sarebbe stato grande, chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli avrebbe dato il trono di Davide suo padre, e che avrebbe regnato per sempre sulla casa di Giacobbe, e che il suo regno non avrebbe avuto fine. Non conosco uomo, come si avvererà tutto ciò? Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei. Nulla è impossibile a Dio. Maria, sei tu benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del ventre tuo Gesù. Dal Vangelo secondo Matteo. Nel frattempo Giuseppe meditava sull'accaduto. Maria, la sua promessa sposa, rimasta incinta per opera dello Spirito Santo, pensava di ripudiarla in segreto. Poi si addormentò. Gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come ordinato dall'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Insieme si incamminano per realizzare il progetto di vita che Dio ha su di loro.
tanta gente entrare qua dentro, magari dobbiamo anche quel posto. Dopo tanto viaggiare, non sono stanco. Senti, meno, mi senti anche tu? Sì. Devo vedere chi sei. Magari si posso dare qualcosa da mangiare. Vedi. Buon pomeriggio. Come si chiama? Cosa sta facendo? Ho visto, l'ha costruita lei questa tenda. Quindi lei che mestiere fa? Fai per le chiavi. Bene, bellissimo. Buon lavoro, non cercavamo qualcosa da mangiare. Non ci puoi indicare se si può anche pagare qualche forma in giro? Di pescatori, grazie, molto gentile. Buona giornata. Abbiamo sentito, ci sono dei pescatori. Guarda il laghetto, ci sono i pesci davvero. Buongiorno, come va? Bene. Avete già pescato qualcosa? Sì. Sì? Ti andrebbe un po' di pesce? Sì? Che gentili. Noi non abbiamo nulla però da darvi intanto. Non così tanti, magari vi servono anche a voi e alle vostre famiglie. Grazie per la vostra bontà. Senti che profumo. Senti. Buongiorno. E voi immagino che siate fornai. Sì. Sentivo infatti io e il mio amico un buon profumo. Non è che per caso avete un pezzo di pane a dare ai poveri viandanti. Non ce ne serve tanto tutto. Siete gentilissimi, dimmi, grazie. Grazie ancora, siete stati gentilissimi. Andiamo, guarda, cosa stanno facendo? Andiamo a vedere, vediamo un po' a questi personaggi di questo bellissimo villaggio. Oggi nella città di Davide è nato per voi.
stati al fiume tutto il giorno, e questo è quello che abbiamo pescato. Non è molto, ma vi prego, accettatelo. Ci sta
stanno chiamando. Cosa volete da noi? Dai, venite! Ma noi siamo poveri, non abbiamo nulla da darvi. E io sono malato, non posso avvicinarmi a voi e non ho nulla da donarvi, ma vi prego di accettarvi così come sono. Abbiamo questo pezzo di pane che ci ha dato il fornaio di questo villaggio. Se volete, vi diamo questo anche a noi. Venite, siamo tutti in festa. Allora ci vediamo a noi, con gioia. Andiamo, andiamo. Questo era
il tremolo che faceva piangere San Francesco, perché diceva: l'amore non è amato, l'amore con la